Bravo. Elisa Minari. Però è un punto di partenza, è una base. Però Cinco, raccontiamo quando l'abbiamo invitata con noi, perché sì, è una storia, sì, una storia un po' così, però vabbè, dai. Dante ci lasciò il 14 maggio e noi volevamo comunque continuare, perché Augusto avrebbe sempre desiderato stare sul palco. L'abbiamo fatto fino all'impossibile. Allora però abbiamo pensato ad una ragazza, perché? Ma perché così? Perché se prendevamo un ragazzo si girava e vedeva Dante. Prendendo una ragazza dolcissima, che era giovanissima, 19 anni, quindi Augusto visse bene, purtroppo, è brutto dire visse bene, però insomma Elisa contribuì sicuramente a fare star bene anche Augusto per un po' di mesi. Io a lei non dissi niente di quello che sarebbe accaduto poi di Augusto. Quindi ti ho fregato quella volta lì, però l'ho fatto fin di bene, così sì, tu eri più tranquilla. Dico bene, Elisa? Sì, il primo, cioè, non lo sapevo e vabbè, è andata come è andata, però hai fatto bene a non dirlo. Grazie Eli, sei stata grande, grazie. Grazie a tutti voi. Dove finisce la città? Dove il rumore c'era? C'è una collina che nessuno vede mai, perché una nebbia come un velo la ricopre fino al cielo dall'eternità. La strada forse in aperta, c'è conosciuta ma l'abbiamo scordata ormai, l'abbiamo scordata e si è perduta due giorni della vita per l'eternità, all'eternità.
che sta sempre là per impedire che qualcuno cada giù da quella magica collina, dalla parte che vi ride e non ritorni.